Marzia Migliora è un'artista alessandrina che già negli anni 90 nella sua città era conosciuta ed apprezzata per la qualità delle sue opere e per lo sguardo profondo con il quale indagava le dinamiche umane. Ora parte delle sue opere sono esposte in importanti musei del mondo, dalla Galleria Civica d'Arte Moderna di Torino al Castello di Rivoli, al Museo Nazionale delle Donne di Washington, per citarne solo alcuni. Marzia Migliora non poteva dunque non far parte dell'Ottobre Alessandrino, un mese di cinema che ha raccolto in città nomi importanti del mondo del cinema e dell'arte in generale. A Palazzo Unvetus, infatti, è stato presentato da Luca Riboli, direttore dell'Ottobre Alessandrino, e da Eleonora D'Alessandro, storica dell'arte e delle religioni, il volume Sette mostre immaginifiche 1993-2024, la prima monografia dedicata all'artista alessandrina. Sette le tematiche che ricorrono nell'opera di Migliora e che sono state usate per leggere appunto i suoi lavori. Il libro, curato da Anna Castelli Guidi e Matteo Lucchetti, ci mostra l'ampia gamma di linguaggi usati da Marzia Migliora, dalla fotografia al video al disegno, per creare opere che elevano le più semplici attività umane a momenti in grado di raccontare quella storia collettiva che a volte si tende a dimenticare. Le tematiche ricorrenti nel suo lavoro sono la memoria come strumento di articolazione del presente e l'analisi dell'occupazione lavorativa come affermazione di partecipazione alla sfera sociale. Negli anni più recenti le sue opere hanno raccolto anche una prospettiva inclusiva di quelle che sono le vite di animali e dei vegetali, che contribuiscono a nuove e necessarie visioni in tempi di crisi climatica globale.